Noi di aerodinamica ci occupiamo della progettazione, simulazione e ottimizzazione delle carene che vanno ad equipaggiare i nostri prototipi. È proprio grazie ai nostri studi, infatti, che riusciamo a far raggiungere delle velocità molto elevate alle nostre bici nell'ambito delle gare in cui partecipano. Il nostro lavoro consiste innanzitutto nella definizione degli ingombri del nuovo prototipo, quindi prendendo un modello 3D di chi andrà a condurre il mezzo, per poi disegnare attorno ad esso una prima iniziale forma di carena che poi andrà modellata tramite dei software CAD. Successivamente si andranno ad eseguire delle simulazioni CFD, ovvero fluidodinamiche, per andare a studiare le sue prestazioni nell'ambito di resistenza aerodinamica e coefficienti vari. Infine si potrà anche andare a ottimizzare questa carena per cercare un punto di ottimo tra le prestazioni e gli ingombri. Per simulare la carena non possiamo ricorrere alla carena del vento, questo sia perché è estremamente costoso, sia perché richiede il prototipo già bello e costruito. Naturalmente, se bisogna trovare la forma migliore che diminuisca la resistenza fluidodinamica, serve un programma che ci permetta di provare varie forme senza effettivamente costruirle. Ma come funziona un programma CFD? La CFD è un metodo di calcolo dei volumi finiti e che essenzialmente divide il dominio, ovvero lo spazio analizzato, nel nostro caso l'area, intorno alla carena in tanti volumi che poi nelle quali appunto si risolvono le equazioni di Navier-Stokes. Questo processo da risolvere a mano sarebbe al limite dell'impossibile, ci vorrebbero penso migliaia di anni, per cui appunto dobbiamo ricorrere all'uso di computer molto potenti per risolverle. Una volta che la simulazione ha terminato di rannare, analizziamo i risultati. Questa è la parte forse più affascinante da vedere da parte di un esterno, visto che appunto le scenes di star nella quale si vedono gli output sono molto colorate. Questi colori naturalmente hanno delle scale di valori assegnati e da questi noi vediamo ad esempio il coefficiente di resistenza, la distribuzione delle pressioni, la distribuzione di velocità, la turbolenza della scia e altri parametri. La cosa più importante, quella che poi determina quanto può andare veloce una bici, è il coefficiente di resistenza. Questo è un parametro adimensionale che appunto considera tutti i contributi di resistenza e appunto ne ricava un numero che appunto ci permette di confrontare i vari modelli di carena per scegliere poi il migliore in fase di progettazione. La nostra divisione non è sempre stata presente nel team, in quanto è solamente dal 2011 in poi che si sono iniziate a fare delle bici carenate. Questo perché si sono, diciamo, studiati e verificati gli enormi vantaggi di avere una carenatura addosso alla bici, perché questo appunto migliora di molto le prestazioni, la resistenza all'avanzamento e quindi la possibilità di raggiungere una velocità sempre maggiore. Una delle domande che ci viene rivolta più spesso è perché non mettiamo uno spoiler in coda? Tanto, se sono delle macchine di Formula 1 dovrebbe andare bene anche per un prototipo da corsa come il nostro. Il fatto è che serve principalmente ad aumentare la tenuta, cosa che a noi non serve in quanto la gara in Nevada è in un rettilineo e ha il downside evidente di aumentare di parecchio la resistenza di scia. La caratteristica peculiare dei nostri prototipi è quella di essere reclinati. Questa scelta, nonostante peggiori le caratteristiche biomeccaniche, in quanto non sia la più favorevole per chi sta conducendo il mezzo, perché procura una minore potenza disponibile, permette al nostro gruppo di aerodinamica di poter sfruttare al massimo le prestazioni e le migliorie che può portare una carenatura integrale, come quelle che utilizziamo, dato che appunto riusciamo a ottenere un coefficiente di resistenza di circa 25 volte inferiore rispetto a una bicicletta normale in posizione retta, ovvero quella a cui siamo abituati solitamente a pensare. Ogni prototipo ha una carenatura sostanzialmente diversa dagli altri, in quanto diciamo che ognuno è fatta su misura per il conducente del mezzo. Tuttavia stiamo cercando di andare verso una standardizzazione del processo, in modo da cercare di conoscere già in anticipo quali potranno essere le caratteristiche migliori da riuscire a tirare fuori da una certa carenatura e quindi applicarle al progetto che ci sta interessando in quel momento.